inizio io. E, no, la rivincita no, però non nascondo che giocare col Siena è sempre un'emozione perché comunque, almeno per me, sono stati 2 anni, anche se di settore giovanile, in cui sono stato benissimo e poi perché, come ho detto già altre volte, sono rimasto a vivere a Siena, quindi ho iniziato a studiare, insomma ci sono stato per diversi e tanti anni e quindi la sento un po' come la mia nuova città, insomma continuo a stare qua intorno, quindi per me è sempre un'emozione speciale e comunque riuscire a strappare un punto che è importante più per la nostra classifica e per il nostro campionato. E fare una partita, secondo me, tutti quanti noi dal primo all'ultimo e purtroppo, fra virgolette, solo 11, visto che non sono stati fatti nemmeno cambi, quindi insomma noi che abbiamo iniziato e noi che abbiamo finito è stato particolarmente piacevole ed una grossa soddisfazione. Ma è una rivincita no, perché comunque io, anche io come Luca, ho un ricordo degli anni del settore giovanile del Siena, che se non sbaglio ne ho fatti o 7 o 8, molto 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 positivo, quindi assolutamente non è una rivincita. Il mio presente adesso è la Colligiana, come lo è quello di Luca e di Alberto, e noi pensiamo a far bene per la Colligiana. Sempre, sempre bello trovarsi ad affrontare squadre come la Robur in campionati di questo tipo e affrontare appunto giocatori del calibro di Portanova, purtroppo magari Vergassola che non è stato della partita, però comunque è sempre bello mettersi alla prova con giocatori di questo livello. Quindi un ottimo punto per noi, e magari il Siena non sarà tanto contento, però a noi dà morale, a questo punto smuove la classifica e ci dà maggiori certezze in chiave salvezza. Sera. Io credo che sia una rivincita non tanto nei confronti del Siena, nei confronti di quello che è stato quello che la gente pensava un po' che fosse la Collegiana. La Collegiana ha una classifica che ovviamente non è quella del Siena, ma che ha dimostrato in più di una partita, guarda oggi, guarda Fonsacco, di essere una squadra probabilmente sottovalutata. Siamo un ottimo gruppo che lavora bene, che ha delle grandi potenzialità, purtroppo abbiamo sbagliato diverse partite, ma con oggi abbiamo dimostrato un'altra volta che possiamo fare bene, possiamo andare avanti meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi è una rivincita che ci deve dare coraggio, ci deve dare forza e ci deve permettere di portarci alla salvezza, alla fine è quello che conta. Quindi sono molto contento di questa partita. Poi, essendo di Siena, comunque faceva un effetto particolare e stava bello fare bene. Sono contento. Non so chi mi vuole rispondere, però la Cosigiana è l'unica squadra che una volta subito lo svantaggio da Siena poi è riuscita a portare a casa punti. Vi siete disuniti, non mi sembra, dopo il svantaggio. Avete pensato di non farcela oppure no? Allora, essere sinceri, dal campo il primo tempo è stato duro perché comunque ogni volta che il Siena venivano avanti creava sempre occasioni importanti, è andata vicino al gol diverse volte e essere obiettivi bisogna dirlo che comunque abbiamo rischiato di prendere il gol prima dell'1-0 e forse anche dopo. Però dal momento in cui abbiamo rifatto gol, secondo me ci siamo ripresi un po' di coraggio, abbiamo spinto un po' di più, un paio di angoli, un'altra conclusione deviata da Porta Nova, quindi insomma secondo me siamo usciti un po' più fuori. Il secondo tempo abbiamo fatto la partita che secondo me dovevamo fare e quindi quella che doveva essere la partita per portare a casa punti, potevano essere uno o tre e ovviamente farne tre col Siena sarebbe stata una cosa a dir poco clamorosa e forse anche troppo al di sopra delle nostre aspettative, quindi siamo riusciti a reggere, secondo me anche rischiando fondamentalmente poco, ovvio non nascondo che siamo stati per più di 10 minuti, forse anche consecutivi, nella nostra metà campo, ma è giusto che una squadra che non ha nemmeno ancora 30 punti faccia partite così e che se poi le porta a casa e viene da 8 punti in 4 partite e comunque sia, prende pochi gol, è una squadra che anche senza fare cambi regge 180 minuti in 3 giorni, direi che è un ottimo punto di partenza per finire questo girone di ritorno. Questa situazione ambientale perché sul terreno di gioco amico, però sostanzialmente in inferiorità a livello di pubblico, come si viveva dal campo e se poi ci sono
sono delle assonanze no, con una partita normale della domenica di Serie D. Per me no. Sì, probabilmente è stata una giornata tipica, tra il fatto che giocavamo in notturna, il fatto che comunque il pubblico era un pubblico a cui non siamo abituati. Inizialmente forse siamo partiti un po' alla sprovvista, non so se per questo motivo o perché il Siena magari è partito più forte. La prima 20 minuti abbiamo sofferto parecchio. Poi il gol secondo me ci ha aiutato a toglierci un po' quella paura, ci ha fatto svegliare e secondo me abbiamo fatto la partita onesta e giusta che dovevamo fare dall'inizio. Infatti credo il secondo tempo, nonostante non abbiamo creato molto, abbiamo tenuto bene il campo e non abbiamo subito più di tanto. Credo che il gol ci abbia permesso di svegliarci e di toglierci magari quella paura iniziale. Sì, ti dirò, all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica a prendere le misure soprattutto ai tre attaccanti e agli esterni del Siena, che comunque si muovono bene, è una squadra collaudata che fa determinati movimenti e sembra che li faccia da una vita, quindi abbiamo trovato un po' di difficoltà ed è arrivato il gol. Dopo il gol sono arrivate anche prima e dopo, c'erano state un paio di occasioni in cui potevano raddoppiare. E dal momento del pareggio credo che sia noi che abbiamo preso delle convinzioni, delle certezze, però credo che soprattutto il Siena le abbia perse, perché molto probabilmente questa squadra, non so se non è tranquilla, sente molto la pressione del dover fare risultato a tutti i costi, quindi grande merito va a noi, però credo che il Siena abbia peccato un po' di personalità in questo. Guarda, secondo me a vederla da fuori uno direbbe che la Collegiana al suo tempo ha fatto poco, invece io ti posso dire che c'è tanto merito della Collegiana, perché è una squadra che comunque è rimasta fondamentalmente in partita fino alla fine, che secondo me ha rischiato poco, anche soffrendo tanto, anche stando molto bassa e difendendo ovviamente i contrattacchi del Siena, e secondo me il Siena ha fatto comunque, ha cercato di venire in avanti, però se ti devo dire insomma quello che penso io, è la vedo come te, la verità secondo me sta in mezzo. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo difeso, abbiamo a un certo punto forse ci siamo anche convinti e abbiamo capito che era il caso di portare a casa un punto, insomma venivamo da 7 punti in 3 partite, veniamo da una striscia positiva, abbiamo detto forse è meglio far finire questa serata così, insomma con questo risultato positivo che per noi lo era. E secondo me lì forse l'acceleratore del Siena non è stato premuto abbastanza e noi siamo riusciti forse a maggior ragione per quello a evitare di prendere gol e quindi di portare a casa questo punto.